Amici di Atti Sport 24, ben ritrovati. Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino. La nostra rubrica torna oggi ad occuparsi delle vicende della De Acker Bologna, formazione che milita nel campionato di Serie 1 maschile. E per parlare della compagine felsina è venuto a trovarci l'attaccante Bruno Kadar. Ciao Bruno, benvenuto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, ciao a tutti. E allora io inizio la nostra conversazione dall'ultima uscita ufficiale nella terza giornata del girone di ritorno. Potremmo dire con una battuta, la De Acker le prende di santa ragione dal circolo canottieri Ortigia che viola la Carmen Longo imponendosi 16-5. Quale eredità vi ha lasciato questa sconfitta così netta? Sicuramente era una delle nostre partite più brutte che abbiamo giocato quest'anno. All'andata a Catania, a Siracusa, abbiamo fatto un'ottima prestazione contro questa squadra. La partita è finita 11-8, però eravamo 8-8, se mi ricordo bene, a fine terzo tempo. Questa partita invece loro hanno iniziato a giocare subito con un ritmo altissimo e noi purtroppo non siamo riusciti a seguirli e purtroppo ci è scappato in mano abbastanza veloce la partita. Certo. E dici. No, niente, che sicuramente non era una delle partite che puntavamo all'inizio anno, però ovviamente dopo l'andata magari aspettavamo un po' di più di questa partita. Sicuramente un 16-5 è un risultato veramente pessimo. Anche perché vado a memoria, credo che in campionato difficilmente avete preso un divario così netto. Sì. Questa era brutta, purtroppo. E lo accennavi anche tu, dopo l'andata magari le sensazioni potevano sembrare diverse. Ti chiedo, pensavate a un divario così netto oppure credevate in una prestazione di uno spessore diverso? Io ci credevo, sinceramente, penso che anche gli altri, però alla fine lo sport e la pallanuoto è così, può succedere tutto, può succedere che stai a pareggiare a Siracusa e poi che perdi da 11 in casa, quindi è una roba che è difficile a pregiudicare. Certo. Le analisi sicuramente saranno state sviluppate sia a caldo che magari rivedendo il video, o credo che siate nelle imminenze di una seduta video. Ti chiedo quali sono le considerazioni che avete condiviso insieme al mister Federico Mistrangelo. Penso che qualche rimbrottino per i vari errori che ci sono stati forse è arrivato. Gli errori c'erano così tanti che ancora non abbiamo parlato in dettaglio degli errori, però di solito mercoledì abbiamo la seduta del video, quindi penso che Negli spogliatoi cosa vi ha detto il mister a fine partita? ha detto che ovviamente non c'era cioè una prestazione brutta, però come lo sappiamo, cioè adesso avremo due partite fondamentali per la salvezza, quindi dobbiamo andare avanti, insomma. Si volta rapidamente pagina, va bene. E questa con la calottina della De Acker Bologna è per te la prima esperienza assoluta nel campionato di Serie 1 dopo diverse stagioni in cui hai difeso i colori della President. Ti chiedo come valuti il tuo impatto con la massima serie dopo 4 mesi di torneo? Cosa e quali sono le novità che hai dovuto affrontare rispetto alla Serie 2? Mi sto trovando bene comunque, nel senso mi diverto un sacco. Il livello ovviamente è più alto, nel senso i ritmi delle partite sono molto più alti, tutti nuotano, tutte le squadre volano, vanno in contropiede, molto più fisico, però nello stesso tempo, personalmente come giocatore, queste esperienze mi aiutano un sacco, nel senso più che giochi con giocatori forti, giocatori del massimo livello,
più che ognuno si può migliorare, quindi mi sto divertendo un sacco, anche se ovviamente non è ogni sabato che vinciamo, abbiamo esperienze belle come questo sabato scorso, però in generale è un'esperienza veramente, veramente bella per me. Certo, e lo hai accennato tu, vi attendono ora due partite di cruciale importanza nell'economia del vostro torneo, ovvero due scontri diretti, il primo dei quali lo vedremo tra poco contro il Circolo Nautico Posillipo e poi contro la Neta Fimbogliasco 1951. Partiamo dal prossimo incontro a Napoli, trasferta in casa dei Rossoverdi, contro cui avete vinto all'andata grazie al 4-0, soprattutto maturato nel primo parziale. Che partita ci aspettiamo? Sicuramente sarà un'altra partita rispetto all'andata. Cioè, è molto difficile iniziare 4-0 contro una squadra, soprattutto fuori casa. Loro sono una squadra comunque che in casa giocano bene quest'anno, quindi ci aspetta una partita molto diversa. E per ottenere il massimo risultato dobbiamo partire sempre fortissimi come all'andata. Però non possiamo rallentare dopo, insomma, perché questo campionato è successo troppe volte, come la Poliasco all'andata o altre partite, quando iniziamo bene e poi pian piano sembra che ci stiamo rallentando un po' e poi alla fine o ci scappa di mano oppure ce la possiamo salvare. Però questo rischio questa volta non ce la possiamo permettere. Contro una squadra come la Napoli. Certo, chiudiamo con un'ultima battuta. Dove credi che si potrà decidere il match? Quali sono le armi che la The Hacker può sfruttare per provare a portare a casa un risultato positivo? Secondo me, la massima importanza è, come sempre, è la difesa. Se difendiamo bene, se aiutiamo il portiere, sarà molto più difficile giocare questa partita, insomma. Bisogna giocare di squadra e non ci fermare mai, insomma. Dobbiamo andare a spingere forte fino alla fine, perché se no sarà molto difficile ottenere il risultato che vogliamo. Va bene, siamo così al termine di questa puntata. Io ringrazio Bruno Kadar per essere stato nostro ospite e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima. Ciao Bruno, grazie mille. Grazie mille, ciao a tutti.